Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Siamo in diretta qui per voi, fatevi sentire amici a casa, siamo partiti e non ci resta che cantare per un'ora e fargli cantare a loro. Come stelle noi, riflessi sulle onde, scivoliamo. Come le stelle noi, avvolti dalle ombre, non ci amiamo. Io non cerco di cambiarmi, so che non potrò fermarmi, tu per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. È un piacere presentarvi un'amica qui in casa Peiretti. Ciao Annina, benvenuta. Buonasera Enrico, grazie mille a te. E benvenuti a tutti voi amici a casa, pronti, so che sono lì, pronti con il loro cellulare per mandarci messaggi, per richiederci delle canzoni, per fare gli auguri a qualcuno, ma soprattutto per salutare te. Che insomma, la prima volta qui in casa Peiretti, sei emozionata? Emozionatissima, un onore per me. È andata benissimo, la prima canzone è andata benissimo. Quindi di solito quando va bene la prima canzone, sei già a metà dell'opera. Fantastico. Anche perché adesso però vorrei che tu ci raccontassi qualcosina di te. Perché sì, la prima volta qui in casa Peiretti. Innanzitutto la cosa strana, sì, molto strana, che appena sei entrata qui e guardato intorno, ho detto ma è piccolo, ma è piccolissimo qua. Non ti preoccupare perché lo dicono tutti, in televisione sembra molto molto più grande, in realtà è una stanza di casa mia, è una stanza di Luserna San Giovanni. Eri mai stata a Luserna San Giovanni? Mai stata prima. Bello, questo paese molto però, molto. Racconta qualcosa della tua vita, da quanto tempo suoni? Allora, io canto da quando avevo 14 anni, adesso sono 27, quindi insomma un pochino. Ho iniziato all'interno di una scuola jazz, successivamente ho avuto la possibilità di entrare all'interno di un gruppo blues. Sono la front woman di questo gruppo. Wow! Sì. Come si chiama il gruppo blues? Si chiama Maples Blues Band. Guarda che noi come regia, guarda cosa abbiamo in onda.
il sito, il sito Facebook, il Facebook della Maples Blues Band. Meraviglioso. L'ho pronunciata bene, perché giustissimo, io sai, Enrico, in inglese proprio così. Sebazzico, sebazzico. E quindi salutiamo anche un po' tutti i componenti della band. Sì, okay. Sono Matteo, Marco, Mario e Walter. Ciao ragazzi, complimenti per la scelta vocale, perché devo dire che nelle prove dalle 6:30 alle 18:30 che la sento cantare, una meraviglia. Quindi bene, bene, bene. E poi? E poi successivamente, grazie a Manuel Negro, con il suo salotto comedy, che salutiamo. Assolutamente, Manuel, che si svolge al Salotto Magico, ho avuto l'onore, la possibilità di cominciare a partecipare a queste serate, e da lì poi ho cominciato a conoscere, insomma, comici di Colorado, Mauro Villate, Enrico Luparia. Ho fatto qualche serata al Cab 41, insomma. Allora, Enrico Luparia lo conosco bene, ma Mauro Villate lo conosco meglio. Beh, e so che tra un po' sarà qui con noi, e devo dire che non sono tanto preoccupato perché sei qui la prima volta in diretta televisiva, sono preoccupato per ciò che mi combina Mauro. Ma ragazzi, sono davvero comunque non diciamo nulla, è una sorpresa. Che sorpresa questa sera. Anzi, continua la musica qua in casa Peiretti con Acqua e Sale. Cantate tutti con noi, amici a casa, dai. Mentre scrivete i messaggi, cantate anche. Già difficile la cosa. Non le donne riescono. Ah, beh, le donne. Maschietti no. Un po' banali, io direi quasi prevedibili, sempre uguali, sono fatti tutti così gli uomini e l'amore, come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, perché non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando ti forte, la tua moto dal motore che sento truccato, e va bene, guida tu che sei brava più di me, ed attendo che sia amore. Ma io, ma tu, io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Godere se mi vedi in un angolo oretto.
essere convincente tu. Prova un po' a dire, ragazzi, scriveteci un messaggio a quel numero che vedi là, che vedi qua, okay, che vedi qua, vedi ovunque. Ma convincente proprio, convincente. Ragazzi, scriveteci dei messaggi, noi li aspettiamo. Brava, e di più. Di più, di più, eh? 348-80-40-254. Guarda, adesso... abbiamo bisogno di compagnia. Adesso ti presento un amico. Sì. Che però, senti che musica che arriva, senti... Credo che sia lui. Aspetta un attimo. Solo che sei. Eccolo! Sempre gliel'ho dato, no, sempre gliel'ho dato. No, scusi. E sempre no, se l'è preso. No, no, non iniziamo così, non iniziamo così. No, sempre sì gliel'ho dato, non iniziamo bravo, così. Bravo, bravo. Annina è per di più la prima volta che viene qui. Quando glielo do, chiama. Pensa no, che roba. No, per favore. Quando senti la chiamata è così. Beh, sì, quando... Se senti la... Boh, Peretti. Donelio. Come va? Tutto bene? La tocco anche se lei non so con questa mano cosa ha fatto. Potesse parlare questa mano. Mamma mia, ragazzi, che roba, che imbarazzo. Abbiamo sono preso contento. Già una bella strada, eh? Sì, sì, sono contento. Anche perché ho sentito che adesso daranno tanti messaggi. Ci sono, certo, tante pecorine che ci guardano. Pecorelle al massimo, come tante pecorelle. Scusi, ma le pecorelle non sono quelle del presepe, quelle della statuetta? Sì, sì, ma non può darmi... Ci sono le signorine. Non le può dar della pecorina, no, alle mie telespettatrici. Ma Peretti, io ho fatto un'app proprio per queste pecorine smarrite. Un'app per le pecorine smarrite, sì. Sa come si chiama? Ho paura. App Pecora. No! Lei o scarica l'app... mamma mia, sì. O si carica la pecorina in macchina. Mamma mia, no, ancora. Quante volte si dice: non guardare, sì, la pagliuzza che c'è nel mio occhio, ma pensa piuttosto al travone che ci hai caricato in macchina. Ma ancora, ancora. Questa è una roba, cortesia, purtroppo. Cortesia, va bene, sono contento, sono qua, sono grazie, felice. Grazie, sono per felice. Essere qui. Grazie, sono davvero felice. Voi adesso voi lo vedete questo qui così, un po' sfigurato dal tempo, dalla natura, ma Peretti da ragazzino era bello, era alto così, biondo, con gli occhi azzurri, ma una roba. Ha fatto dei film, ma ve li ricordate? Ma sono ancora i film. Bello, ma sono ancora bello. Vabbè, ma prima era bellissimo, quando era piccolo ha fatto dei film, ve lo ricordate sicuramente, mamma l'ho preso in aereo. No. Sì, l'ha fatto lei. No. E poi no, ha fatto il sequel, mamma l'ho ripreso in ma aereo. Non è vero, non è vero. Che quando alla mamma gli hanno proposto di fare il terzo film al figlio, gli hanno detto no, prenditi l'abbonamento al pullman, ma che è pericoloso. Il film in questione magari non si chiamava neanche proprio così, comunque va bene. Sono dai, contento, ma quello che vedo lì è quello che avremo dietro, che stiamo avendo noi dietro. No, quello che vede sotto. Lei è là, quello vestito. Ah, sono questo qua. Quello vestito da prete. Ah, lei. Sono quello io, fianco che bello. Sono io e poi c'è lei. E poi c'è la signorina qua, ecco. va bene. Brava, che, come signorina si chiama? Brava questa signorina? Annina. Ha un nome d'arte, Annina. No, si chiama così. Sa come si chiama? Cicciolina? No, come c'è? Annina. Baby Pozzi, hanno questi nomi d'arte che si danno, ma no, vabbè. No, si chiama Annina. Ah, proprio così, va bene. Bel nome per di più. Cioè. Ma non lo so io, sì, io mi chiamo Elio. Non ha mai battezzato un'Annina? Guardi, io purtroppo ne ho battezzato. No. Guardi, tra parentesi, lo voglio dire alle signore che sono a casa. Io in parrocchia ho tolto i confessionali, quelli brutti, quelli bui, quelli con la lucina cosa brutta, con l'inginocchiato. No, ho messo quelli della Shadow Dax, con reclinabili. Fai delle confessioni, caro mio. Pensi che mi dicono ancora, quando gli do la penitenza, mi dicono ancora. Donelio, ancora penitenza. Non basta, non basta. Bene. Sono contento. Sì. Sentivo nella sua parrocchia, sì, che fate una cosa bella di sera con le macchine. Sì, caspita. No, l'altra cosa bella, lei si riferiva a una cosa che non posso dire. Ma quella no, che facciamo bella è il drive-ins. È quella. Il cinema all'aperto. Quella che si può dire in televisione. Ma assolutamente, cioè, è bellissimo il drive-ins. Praticamente lei arriva con la macchina, con la ragazza, con ragazzi, adesso non lo so, non voglio dire, ognuno fa come vuole. Io conosco gente che si succhia le calze e dice che sono buone, però ognuno fa quello che vuole. Sì. Comunque, praticamente lei arriva, paga il biglietto e poi con la macchina e la sua ragazza dietro un albero, in un posto buio, a volte dietro un cespuglio, dietro un anfratto, così. Se mi metto dietro un cespuglio con la macchina, e dove lo vedo il film? Ma a volte non lo accendiamo neanche il film noi. Ma una volta che siamo tutti sistemati, che ce ne fotte a noi del film? Ah, che sono tutti sistemati, abbia pazienza, che sono tutti sistemati apposta nel parquet. Assolutamente. Abbia pazienza. La vede? La talare? Io indosso la talare, perché quando sto vicino alla gente un po' equivoca come lei, io cammino sempre la talare. Vede, non va bene, sono contento di essere qui. Io, come dico sempre, Gesù è gratis. Meno male, prendiamone a mano e piede. Gesù è gratis. Oh. La Maria,
costa un pochettino, dipende dalle zone. Per favore, per favore. Sto vedendo una consumatrice di... Dia il buon esempio, sì. Lasci stare il mio pubblico innanzitutto, sì, sì. Dia il buon esempio, so che sì. Ci verrà a trovare anche nel secondo tempo. Assolutamente. Ma cosa vogliamo dire? Che film? Quali sono i film che trasmettete? Lì abbiamo fatto un film bellissimo che praticamente qualcuno volò nel culo del cuculo. No, non può essere. No, com'è? No. Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ho capito, ma si è trovato talmente bene sul culo che ci ha fatto il nido. A volte uno si trova bene in certe po'. Poi abbiamo fatto un bellissimo film, 44 Magnum per l'ispettore Cacala. No, la mia pazienza. Va bene la prima parte, sì. 44 e Callaghan, l'ispettore si chiama Callaghan. Peretti si mangi 44 Magnum, sì, e poi vede altro che Cacala. Signore. Siamo in diretta, per favore. E poi abbiamo fatto il film il Titanic, bellissimo. Il Titanic mi piace. E poi abbiamo fatto il sequel del Titanic. Non c'è mai stato un sequel del Titanic. Non è vero. Mi dispiace. No, non lo conosce, l'ignorante ignora le cose. E invece Peretti c'è stato. È la storia di questi quattro giovani sommozzatori che vanno negli abissi, recuperano questo relitto tutto arrugginito del Titanic e lo portano in superficie tutto arrugginito. Tu vuoi sapere il titolo? Anti-Titanic. Se ne vada. Va bene, me ne vado. Ci vediamo dopo. La signorina viene con me. Non resta qui, deve cantare. Abbia pazienza, ma lei è qui per cantare. Andiamo un po' più sul tuo genere. Io ti ho fatto cantare i primi due brani in italiano, perché sai che Casa Peretti prevalentemente cantiamo brani italiano. Ma adesso andiamo su A Natural Woman, giusto? Perfetto. L'ho detta bene? È andato a scuola. Direi che con il don è andata bene. È stato bravo. Casa Peretti, adesso ti tocca per la prima volta probabilmente nella tua vita, sì. E questo è bellissimo, sì. Devi lanciare la pubblicità, ma devi essere molto convincente, okay. E dire ai nostri amici a casa che se cambiano canale è davvero un peccato, perché arrivano dei brani stupendi, eccetera, okay. Eccetera, ma pensaci tu, vai. Okay.
Allora, premetto che non possiate cambiare canale. Qualche secondo, qualche minutino al massimo. Tre minuti, noi torniamo. Non potete cambiare canale. Brava, noi vi aspettiamo. Diglielo. Giù, pubblicità. Via le mani dal telecomando. Guarda, che stava cambiando. No, stava cambiando. Non si fa pubblicità. Pubblicità. Io che poi ho molti dB, quindi ho molto volume qua nelle cuffiette, veramente bello ancora di più. Grazie ancora. Grazie. E adesso arriva una parte troppo carina di Casa Peretti, dove i protagonisti non siamo più noi, ma bensì i nostri amici a casa con i messaggi. Però mi stavo chiedendo, il brano Stand By Me, sì, l'ha portato al successo anche Celentano qua in Italia, sì, con sì. Pregherò. Sì. Non è che per caso Doniglio l'ha sentito e stava ballando, stava cantando. Doniglio è qua? Dov'è? Eccolo. Sì, sono qua. Ha sentito che brava? Beh, brava, sì. Non sì. Le servirebbe una corista lì in cappella? Ma... Cosa ride? Ma no, dai, Peretti. Vabbè, andiamo con i messaggi. Vai con i messaggi, regia, vai. Legga un po' i messaggi sì, insieme a noi. Va bene, leggiamo. Senza offendere i miei telespettatori. No, assolutamente. Tapparezzi, poi le faccio leggere la prima lettera di San Paolo Apostolo. A me? Sì. Perché? Ce l'ho qua. Allora, aspetta, leggiamo prima il messaggio o prima la lettera? Leggiamo, allora aspetta, attenzione. Tanti auguri a mamma Bruna, dai figli, nipoti e Giancarlo. Auguri mamma Bruna. Mamma auguri. Mia, 94 anni. 94 anni, complimenti. E non sentirli. Ma soprattutto sente tutte le sere la mia trasmissione. Ah, da caspita. Quando siamo partiti, grazie. Ogni sera dal cielo si apre il cassetto magico ed esce Casa Peretti, più brillante che mai. Bravi come sempre a tutti gli ospiti. Baci. Dani da Alessandria. Ciao Dani, grazie. Brava. Prossimo lo legge Annina, il tuo primo messaggio. Oddio. Speriamo il primo di tanti. Eccolo qua, oddio, vai. Ci proviamo. Siesta sul tappeto di casa, complimenti a Villata e nuova ospite femminile, Ciro. Grazie. Ciro. Io lo conosco, Ciro. Ciro, ma non so se è il gatto o... No, è Siesta. Sul tappeto, Siesta. Vabbè. Viva Casa Peretti, un salutone Giovanni da Alessandria. Ciao Giovanni, grazie. Preferivo che era Alessandria che telefonava da Giovanni, però. Ma no, non è come possibile. Vabbè, è ognuno. Questa è quella di prima. Esatto, però ho voluto farle un omaggio. Gli ho fatto una dedica sul biglietto d'auguri, grazie a Rete 7 Enrico Peretti per gli auguri dei miei primi 94 anni. 94 auguri. Anni, ma chi ci arriva lei a 94? Io ho fatto il patto col diavolo. Ci mancherebbe, sì. Grandissima Nina, in bocca al lupo a tutti. Massimo del Salotto Magico. Bravo Massimo. Io so chi è forse. Ciao, ma c'è scritto Massimo. Sì, no, però so chi è Massimo. A Massimo c'è Corso Massimo, per esempio, a Torino. Mi vergogno. Ma quando la cantante ballava il funk di Alan Sorrenti non guardavo le stelle della canzone Cepollina. Bravo, è lui. Ciao Livio. Ciao Livio. Grazie comunque. Bel complimento, no? Insomma. Complimenti Enrico, sempre sorprendente panorama musicale variegato come un gelato. Allora Mina c'è, potete fare il duo cocciante Mina, la canzone Feeling di certo Laila, questa la so, tu la sai, la mettiamo in programma per la prossima assolutamente, volta assolutamente, volentieri. Questione di Feeling, un gran bel brano che mi piace molto. Canta davvero bene Anna, sto cantando con voi, grazie per la compagnia, ciao da Elena. Ma Elena, se vieni qua ti faccio compagnia anch'io. Ciao Elena, grazie, ciao Elena. Sono qua apposta io. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, complimenti per la bellissima Nina, buon inizio settimana da Antonio Primicelli, Rivalte Torino. Ciao Antonio, grazie. Ciao Antonio. Antonio Primicelli ha messo anche il cognome, uno preciso, certo. Buona vigilia di feste caro Enrico, un abbraccio da Alfonsina e Germano. Mamma mia, Alfonsina e Germano. Ciao Alfonsina, ciao Germano, grazie di cuore. Bravissima. Top. Avanti, top. Chi c'è? Avanti. Ti saluta tantissimo. Chi? Sì, Annina, sei fantastica. Un bacione da Vanessa, Alba e Giorgia. Grazie, ecco, conosco, per esempio un bel trittico così. Un onore, grazie. Sì, ma le posso conoscere anch'io? Ciao a tutti, siete... Ah, vabbè. Doniglio. Ciao a tutti, siete bravissimi. Silvia, Mottalciata. Ciao Silvia, grazie. Mottalciata.
non è il cognome. No, no. Ciao ragazzi, Enrico, stasera vorrei suggerirti di fare Sei volata via di Ron Milena. Guarda, è un brano che io non conosco, però Annina ha fatto un cenno, lo conosci tu? Beh, la prossima volta. Purtroppo è volata via. Ciao Milena, ovviamente anche Enrico, ma Annina è Annina. Oh, pure Donelio, in bocca al lupo a tutti ragazzi, io sono una pecorella. Eccolo. La, una pecorella di Donelio. Saluti da Massimo del Salone. No, no, aspetta, aspetta, a me gente che finisce con la O non è la mia pecorella, deve finire in A. Eppure l'ha detto, guarda che a casa hanno sempre ragione, i clienti hanno sempre ragione. Quindi... Sì, ho capito, ma qua rischiamo, Questione di feeling, cocciante Mina, sempre Laila che ce lo richiede, va brava. Bene, dai. La prepariamo. La prepariate, sì, dovete prepararla. La prossima volta. Sì, ma non chiamatemi a me quando la fate, però. Bellissima Nina e canta divinamente, grazie, con ben tre cuoricini. Ricordo sempre di firmare i messaggi così possiamo salutare. Sì, ma questa è la mamma sicura. Perché? Forse. Ha detto bella Nina, ma scusami. Complimenti a Nina, una bellissima voce black, Casa Peretti Talent Scout che non delude. Benvenuta Giordano, grazie, è un onore. Oh, io forse so chi è Giordano. Ciao Giordano, ciao. Sa chi è Giordano? Quello che arreda, Giordano no, arreda, non è lui. Vabbè, viva. Buonasera Casa Peretti presente, lo dice Massi. Ciao Massi. Ciao Massi. Ciao. Massi è caduta, sai? C'è no, anche, c'era il cartello, caduta Massi, no. L'ho visto, mentre venivo qua. Lascialo dov'è. Una ciao Enrico, è sempre bello. Donelio sei forte, Mannina è stupenda. Un saluto a tutti voi, ma Carla grazie. Di Luserna. Carla, chi è Carla mille. Di Luserna? È Carla di Luserna. Ah, ok, ma no, penso che le conosci, invece non conosci nessuno. Sì, tu. Sì, la conosco, certo, una mia amica. Ciao Enrico, sempre grandissimi ospiti nel grandissimi ospiti. È molto bella, ha una voce bellissima. È la prima volta che la sento, sei fantastica. Ciao Maurizio Villadossola, ciao Don. Ciao, grazie, grazie anche a te. Però metti anche un po' di correzione, cioè sto T9, toglilo, T9. Perché non si legge, non si capiva che cazzo avevi scritto. Ho frequentato più night che chiese. Eppure sto prete non mi è nuovo. Benvenuta Nina, bellissima. Grazie, scoperta. Bravo. Uno che si chiama appunto G, come volevo. G punto però lì, poi insomma. Ciao, grande Enrico sei, con il tuo programma diventato un condottiero di felicità che mi fai scordare la mia malattia. Grazie ancora Michi Novara. Ciao Michi, sono contento che quest'ora ti possa... Se siamo d'aiuto. Esatto, ti possa bello. Regalare un sorriso, è fantastica questa cosa per tutti noi. Oggi per me è giornata nera, meno male che ci siete voi. Mi dedicate una canzone per piacere, sono sempre la vostra nonna Carla. Ciao nonna Carla, grazie. Nonna Carla, mi prepari una torta. È una tanto che perché non ho più la nonna io da una vita. È una bella torta di una nonna, è sempre buona. È vero, bella voce, jazz soul. Grazie. Infatti quando canta è sempre da soul, perché quando comincia a cantare si rombo, dice ma sì, stai da soul, va. Che voce bravissima, grazie mille, non so più come ringraziare, è un onore. Questo è l'affetto del popolo di Casa Peretti. Molto brava e carismatica Nina, bravo Enrico per avercela fatta conoscere. Patti 60, ciao Patti, grazie. Un onore mio conoscervi. Brava. Molto brava Nina, wow! Grazie! Firmateli, grazie. Firmate questi messaggi! Sì, questa è la zia allora, prima la mamma, quelli che non vedi firmati sono quelli di famiglia. Ciao Enrico, ciao Annina, voce top, oltre blues, una vera sorpresa, un saluto da Amedeo. Vedi, questo è firmato, questo chi è? Ma gli altri che non sono firmati sono parenti, sì, questa c'ha 3.000 parenti, molte ne arrivano. Complimenti, voce stupenda, ancora una canzone in inglese, bravissima, la prossima direi. E questa è la nonna dalla parte del papà, vedi, guarda qua, bravissima, non l'ho firmata. Però dalla parte del papà, sì. Va bene, ok. Complimenti Enrico, ma dove l'hai scovata Annina? Oltre a cantare divinamente ha anche una risata intonata e contagiosa. Ma l'hai scovata tu? Stupenda Cristina, no, me l'ha portata un mio amico Cristina, qua. Grazie. Ah. Certo Mauro, ma dopo... L'ha scovata lui? Mauro, ma l'ha scovata. Perché lui è uno che scova. Scovata, eh? Scovata. Ah, scovata, ah, okay. Visto che domani non sarete in onda, volevo fare gli auguri di una buona festa resistente a tutti gli amici e le amiche di Casa Peretti. Non dimentichiamo chi ha donato la propria vita per sconfiggere la dittatura, i nostri nonni, le nostre nonne e tanti giovani che potrebbero essere i nostri figli, soprattutto oggi, vero? Assolutamente, vero, sì, vero, mi scappa dire perché voi non sapete, ma io no, so. Non si può. No, no, non grazie si può. Grazie Carlo, non si può. Bellissime, bellissime, bellissime parole. Parole. Grazie Carlo. Bene, bravissimo. Ciao, sempre un grande saluto a tutti voi da Cinzia, Maurizio e Mia. Ciao ragazzi, grazie. Allora ragazzi, noi dobbiamo fermarci un attimino, sì. Ultimo messaggio regia, poi bravissimi tutti, cari salute anche a Mauro Villata che sarà qui nel terzo tempo. Sì, e questo deve essere mia nonna a questo punto perché non è firmato neanche quello. Vabbè poi quando lo vediamo glielo diciamo. Senta un poi. Po', cos'è che doveva dirmi? Cos'è quella cosa lì? Cosa no, questa fare? È la prima lettera di San Paolo agli Apostoli. Ah, la prima lettera. La prima. Poi, eccola qua. La prima lettera di San Paolo agli Apostoli. Ecco, è la S. San Paolo inizia così, S.
Questa è la prima. Poi la prossima volta le porto la A. La seconda lettera, sì, secondo, sì, me è la P di pubblicità. Pubblicità, sì. Tre minuti, torniamo qua. Ho visto un uomo che moriva per amore. Ho visto un altro che più lacrime. Nessun coltello mai ti può ferir di più. Pensa davvero l'avessero scritta così come la stai cantando. 10 ragazzi per me sarebbe stato, sì, sarebbe stato, cosa sta cantando? Invece bella così. Bella anche andare a modificare un po' questo testo. Sei pronta ad un'altra carrellata di messaggi, ormai un'altra sono carrellata di affetto dei nostri amici a volentieri casa. Però non va, ecco, io voglio qua insieme a me, d'altra parte protagonista anche questa sera, il nostro Donelio, che andiamo a leggere i messaggi finali, d'accordo? Perfetto, va d'accordo? Bene. Sono qua, è ovvio, okay, che prima è andato tra il pubblico e quindi volevo omaggio floreale, complimenti a te. Arretra Franklin. Laila, grazie. Madonna, grazie, mia, grazie, ragazzi. Mille, Laila. Un applauso a tutti quelli che mi conoscono. Un saluto a tutti quelli che mi conoscono, perché sì, un applauso sarebbe stato bellissimo. Sì, e facciamogli sto applauso lo stesso a Cinzia. Ciao Cinzia. Ma è famosa, grazie, sta Cinzia che vuole gli applausi. Questa ha la torta. Da una nipote per il don. Occhio che è molto minorenne. Aia. Ma ragazzi, vabbè, ma ci magari Cambiamo messaggio. Ma io vado lì per la torta, che me ne fotte a me di chi l'ha fatta. Certo. Anzi, la ringrazio, me la mangerei veramente con la torta. Donelio, mi sa che al salotto magico ti hanno fatto il solito trucco di Silvan, che si mette dietro allo spettatore. Lo senti il pollice dietro? Ecco! Ed ora guarda le mani, ci sono tutte le dita. Vabbè, questa è. Sì, questa è famosa, sì, però a me non è capitato. No, difficile che mi capitano male quelle cose lì. E lei è Mia, ciao Mia, grazie. Che bello il cagnolino.
Ma è vivo, sì. Ah, benvenuta sembra... Nina, sì, grazie Enrico per avercela fatta conoscere. Un saluto anche ad Onelio, buon 25 aprile. Ricordiamo quelli che hanno dato la loro vita per darci la libertà. Sì. Antonio D'Amati. Ciao Antonio, grazie. Antonio. Salutiamo anche tutta Amati. Sai che una volta sono andato a Amati, mi sono divertito tanto. Amati proprio. La bella Bubu che sia. Ciao. Che musetta che c'ha. È svenuta attaccata ai piedi di quella, per forza che... Ciao carissimi, grazie per questa ora di musica. Enrico Grande, Mannina super bravissima. Vi abbraccio, Osvaldo da Venaria Reale. Ciao Osvaldo! Un onore Osvaldo, grazie. Grazie mille. Osvaldo, vedi come balla Osvaldo. Non è la mamma. È... Bellissima Nina e canta divinamente, divinamente. Andrea, da Torino. Grazie Andrea. Ah, okay, grazie. Okay. Ciao Andrea, okay. Grazie. Non lo so. Annina, sempre il top. Mister. Non lo so chi sia. Chi sarà? Chi lo sa? Non so. Buonasera a tutti da Erika Rivoira. Ciao Erika. Ciao Erika, da dove vieni? Da Rivoira? Non lo so. Credo. Ancora tantissimi auguri, mamma Bruna, un abbraccio, bravissimi a tutti voi, ma un bravissima da Nina, un abbraccio a mia sorella Enza e a Giancarlo, da Marina. Grazie, ciao Marina. Marina, ciao Giancarlo, ciao Enza, grazie. Sai che un mio amico è entrato in Marina? Sì, sì, ho capito meglio, sei troppo simpatico. Comunque Marina ancora ringrazia, dice ancora grazie Marina. Donelio, sei troppo simpatico, ciao da Elena, ma Elena vieni qui, non stare lì, infatti sì. palesati. Ma tutto qui, tutto che qui. Che puntatona, bravissimi, un abbraccio da Tati. Lei è proprio, Donelio, lei è un pirla. Ma il T9, io ho il T9 in bocca. No, non... Lei è un pirla. Ciao Enrico, buona serata, complimenti per la tua trasmissione, mi diverto e mi piace, ti seguo ogni sera, sono molto contento per la partita di ieri sera che Napoli ha battuto la Juventus, un po' meno però vabbè. Ciao, buona serata a tutti. Enrico con Bass Company, saluzzo sempre, forza, ciao, forza Napoli sarà comunque. Ciao Enrico e grazie, salutiamo tutto a Saluzzo. Saluzzo, ciao, sì, ormai stasera. Ciao Enrico, ciao Annina, sei molto brava, complimenti, e volevo chiederti un favore Enrico, due punti. Sabato è mancata mia mamma e quando poi se potevi cantare Terra Promessa di Eros Ramazzotti e Notte prima degli esami di Antonello Venditti, che a lei piacevano tanto. Grazie, un abbraccio a tutti. Valentina, questo si può, Valentina, si può fare un... Allora io cantiamogliela. Mi dispiace di questo messaggio molto. Domani inizierò la puntata con Eros Ramazzotti. Certo. Mi dispiace molto. No, certo. Grazie. Bravissima e carismatica, Mauro, sublime, Maria e Michele o Michelle. Una volta era Maria e Giuseppe, adesso c'è Maria e Michele. Ma cambia le cose. Lo so. Le cambiano le cose. Senti, io vado a fare il bue, lei viene a fare il somaro. No. Andiamo nel presepe vivente, tutti e due. Tantissimi auguri alla signora Bruna per il suo compleanno, Mara e Gianni. Ciao Mara, ciao Mara Gianni, grazie. Ciao Gianni, ciao Mara. Mi dice Giuliano Falco che noi domani non andremo in onda, ma mercoledì. Perfetto. Mercoledì. Ciao Don. Sei fortissimo, Annina, sei fantastica. Grazie. Bella voce, Enrico, sei un grande. Li ecco, trovi tutti tu. Però c'è 6 6 6 6. Attenzione con questi numeri, Ma con lei dietro mi trovo bene. Con lei dietro sono sicuro che non succede niente di male. Guardi che io le sto di fianco, perché io dietro non mi metto da nessuna parte. No, mi stia lì. Vegli su di me. Sì Mauro, sono quel Massimo lì, ma non ti vergognare per la pecorella. Ho capito chi è. Saluti dalle sorelle Eliana e Lorena. Ma è tutto punto. Saluto punto. Dalla sorella punto. Sorella punto. Eliana e ciao Enrico punto. Ciao punto. Saluto a tutti gli ospiti. Boh punto. Facciamo così. Sai che macchina ha la signora? La Ritmo. Ma va. Ciao a tutta casa Peretti. Ciao a Nina ed Enrico. Si può sentire almeno tu nel verso di Mia Martini. Un saluto a tutta casa Peretti, al mio fratellino Giuliano. Sempre forza Napoli e forza Toro. Va bene, la mettiamo in programma per le prossime puntate. Grazie caro. Ciao. Un antico maestro narrava che un grammo dell'anima di una donna poteva illuminare un'intera città. Brava Nia, Andrea Torino. Mamma mia. Che cos'è questa roba qua? Hai una somiglianza con la cantante Nada, lo dice Tim. Te l'ha mai detto che assomiglia a Nada? No. Guardi che è sbagliato, c'è scritto. Hai una somiglianza con la cantante Nadatino. No. Nadatino, deve essere una cantante degli cinese. Anni 30. È una cantante cinese. Nadatino. Oh, involtino primavera. L'ho fatta proprio ieri, ma questo don è un po' troppo piricato. Carla, io voglio venire a mangiare la tua torta. Almeno una fetta. Io... Voce angelica, serata davvero piacevole, bravi. La zia del cuore.
questa è mia zia. E vedi che prima o poi arrivava un parente. Zia. Oh, la zia del cuore. Un saluto da Bubi a Valentina e Davide, vi voglio bene. Cos'è Bubi? Noi salutiamo Bubi. Ma Bubi cos'è? Un uomo? Sì, è questo Bubi. Oh Bubi, che bello. E l'altro dietro chi è? Non è un cavallo. Ah, un cavallo. È un cavallo. No, è un cane. Ah, un cane. Sembrava un cavallo, però sì, un po' lontano. Ma che bello, però che belli che sono. Sì. E vabbè, dai, non possiamo dire che c'erano quattro cani, no. Quattro gatti, c'era qualcuno di più. Che bellezza. Vediamo un po', altri messaggi. Arrivano, grande Annina, ma anche Donelio, siete forti. Miki da Novara. Ciao Miki, grazie. Ciao Miki. Mickey Mouse. E l'outcassetta. Bella e brava, punto. Bon, punto. Questa deve essere proprio... Sempre la dinastia. Sì, questa è la mamma, questa, sicuro. È la dinastia che va avanti. Per forza. I momenti sono perfetti. Quando guarda Casa Peretti, complimenti da amici di Torre. Mamma mia! C'è pure la rima senza pensarci prima. Hai visto? Amici di Torre. Amici, madonna. Ciao da Pippi e Marco. Ciao. Mamma mia, Pippi. Se ricorda Pippi calze lunghe. Pippi, mamma mia. Certo. Come no. Ecco, sono qui. Buonasera ragazzi, un abbraccio da Nando di Piossasco. Vabbè, Nando è Nando. Ciao, Nando. Nando Mico. Nando è fantastico. Nando Mico. È fantastico. Bravissimo. Nando. Ciao. Grande Nando. Ah, vedi come balla Nando. Ciao Enrico, sono Veronica da Torino. Vorrei ascoltare la canzone C'è un re dei nomadi, molto bella. Grazie, caspita, dedicata anche a te. Caspita, grazie Veronica. A tutti. Ma fatti vedere in parrocchia, Veronica. Devo, innanzitutto prima devo cantare C'è un re dei nomadi che mi piace tantissimo. Anzi, mentre torniamo in onda devo dire una cosa molto importante ai miei amici a casa. Vediamo un po', siamo noi, quindi facciamo un po' di pubblicità. Quindi mercoledì sì. Ci sarà qui con me Enzo e Piero, forse la zia Marta, non si sa. Giovedì invece ci sarà una puntata particolare perché avrò qui ospiti Sesto Senso, quindi a proposito della richiesta arrivata prima, sarà una puntata tutta dedicata alla musica dei nomadi con, l'avranno trovata a casa i nomadi? Cosa? Lo dico, a forza di girare, perché hanno rotto in, dico, come hanno rotto? No, nel senso, a forza di girare, avranno trovato una casa, una sede. Casa Peiretti. Con tutto lei doveva rispondere, Casa Peiretti. Non sono arrivato. Grandi amici di Casa Peiretti, Fede e Rocky da Piossasco. Madonna, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 4. Per di più, mercoledì c'è anche il nostro amico Amedeo. Quindi sarà una... Poi venerdì chiudiamo in bellezza con Alessia e Luciano. Cioè sarà una settimana da non perdere in Mamma Casa Peiretti. Ha visto, purtroppo, posso dire una cosa? Certo. Che lei non... La ragazza qua non lo vuole dire. Che cosa? Che lei lo sa che non sta bene. Lo sa che ha una malattia. Io? No, lei. Lei? Che cosa? È senopositiva. Guardi, la guardi. No, non guardi, non è che posso guardare, sono in diretta. Comunque ho faticato tutta la puntata, ho faticato proprio a tenere lo sguardo. Ma lei deve guardare la telecamera. Ma che d'altra parte, ragazzi. Lasci guardare me, che sono anziano, che io tanto... Da sopra io. Ragazzi, manca davvero pochissimo, avrei ancora tanta bella musica da proporre qui ai miei amici a casa, a tutti voi, ma non abbiamo più tempo perché manca un minuto solo, quindi... Non mi resta che ringraziare davvero tanto e vorrei un applauso fortissimo da parte di tutti voi. Annina! Grazie Enrico, un onore. Uno strepitoso Donelio Mauro Villata. Aspetta. Purtroppo abbiamo pochissimo tempo. Non abbiamo più tempo per cantare questa. Cioè, ripartire. Non ci resta altro che salutare, dar l'appuntamento non a domani, ma a dopodomani. E come la si chiude questa puntata, Donelio? Guarda, la chiuda lei. Io dico sempre che io da tanti anni salvo tutti i giorni dalle 30 alle 40 ragazze da aggressioni sessuali. Bravo! Vuole sapere come? Non lo so. Mi trattengo. Arrivederci a tutti, grazie di cuore. Grazie Fabri in regia. Si trattenga. Sono qua. Si trattenga. È dura.